Genealogia di Gesù Cristo. In questo elenco di nomi troviamo l'azione di Dio che entra nella storia e si avvicina all'uomo. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Gesù è pienamente inserito nella storia del suo popolo. Abramo e Davide sono i depositari della promessa. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Tamar è stata maltrattata dai suoi due mariti. Rimane vedova e senza figli. Fingendosi prostituta, ottiene un figlio. Dio non si vergogna di intrecciare la sua vita con la nostra. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab. Rachab è una donna pagana, è la prima che si converte al Dio di Israele. Emarginata dalla sua gente in quanto prostituta, è accolta come figlia del popolo di Dio. Chi è escluso trova in Dio il suo Salvatore. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. In questa genealogia, tutta al maschile, viene ricordata una terza donna. Ruth è una ragazza pagana. Rimasta presto vedova, abbandona la sua casa per accudire la suocera. Dio non abbandona chi si affida a lui. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. È questa una storia di violenza. Il re Davide ha un figlio dalla moglie di un suo generale, che poi fece uccidere. Il primo figlio morì. Davide entra profondamente in crisi per quanto ha fatto. Dio concederà un secondo figlio, Salomone, il re più saggio di Israele. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione di Babilonia. I re qui elencati si sono tutti allontanati da Dio. Spesso con violenza si sono arricchiti, opprimendo il popolo. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In questa cantilena qualcosa di unico avviene. Non è Giuseppe che genera, è Dio stesso che genera in Maria un figlio. Dio unisce la sua divinità con la nostra umanità. In tal modo, tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14. Da Davide fino alla deportazione di Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. Dio non si vergogna di avvicinarsi alle nostre fragilità e debolezze.
Donami, Signore, di capire che i tuoi tempi non sono i miei.